Eccolo, il nuovo Consiglio Provinciale di Trento, quello uscito dalle elezioni del 27 ottobre scorso, riunitosi per la prima volta il 22 novembre per giurare fedeltà alla Costituzione ed eleggere i propri organismi. Ugo Rossi, con il 58,12% dei consensi, è il nuovo presidente della provincia. Nato e cresciuto a Milano da genitori solandri, già assessore alla salute nelle precedenti giunte dell'AI e Packer, l'autonomista era stato indicato dalle primarie del luglio scorso candidato della coalizione di centrosinistra. Con 14 consiglieri e un assessore bocciati dalle urne, entrano in consiglio provinciale 21 volti nuovi. 4 liste e 23 consiglieri compongono la maggioranza, un numero che dovrebbe permettere di governare senza troppe incertezze. Primo partito della provincia è il Partito Democratico, che ha allargato il proprio pacchetto voti di mezzo punto percentuale rispetto al 2008, eleggendo 9 consiglieri. Riconfermati Alessandro Olivi, Bruno Dorigatti, Sara Ferrari, Luca Zeni e Mattia Civico. Entrano per la prima volta in consiglio provinciale l'ex difensore civico Donata Borgonovo Re, l'assessore comunale di Trento Violetta Ploteger e Lucia Maestri e il giovane Alessio Manica, già sindaco di Villa Lagarina. Storico il risultato del PAT, che vola dall'8,52% delle precedenti elezioni al 17,55%, aumentando la propria pattuglia di consiglieri da 3 a 8. Accanto alla riconferma di Rossi e Michele Dalla Piccola, l'elettorato premia il mocheno Diego Moltrer, lo storico Lorenzo Baratter, la giovane tesina Chiara Avanzo, Luca Giuliani, imprenditore di Arco vicino a Mauro Ottobre, il sindaco uscente di Val Floriana, Graziano Lozer, e l'instancabile presidente del PAT, Walter Casvalder. A completare la squadra di maggioranza ci sono la UAL con l'ex deputato Giuseppe De Tomas in rappresentanza delle minoranze linguistiche e 5 consiglieri dell'UPT, il partito dell'ex governatore Lorenzo Dell'Ai, che scende di 4 punti rispetto al 2008. Riconfermati in questa squadra Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi. Entrano per la prima volta in consiglio provinciale Giampiero Passamani, già sindaco di Levico, il presidente dell'APT di Fiemme Pietro De Godens e il giudice ariese Mario Tonina. 6 le liste all'opposizione per un totale di 12 consiglieri. Primo partito Progetto Trentino, il soggetto politico creato dall'ex superassessore Silvano Grisenti che si affaccia poco sopra il 9%, guadagnando 4 seggi. Oltre a Grisenti, entrano in consiglio provinciale con questa formazione l'ex presidente delle autonomie locali Marino Simoni e consiglieri uscenti Gianfranco Zanon e Walter Viola. Accanto ai 4 di Progetto Trentino, le minoranze eleggono altri 8 consiglieri. 2 seggi per la Lega Nord, che perde consensi rispetto al 2008, passando dal 14,07 al 6,22%, ed elegge l'ex deputato Maurizio Fugatti e il consigliere uscente Claudio Civettini. Sono 2 i posti per la Civica Trentina di Rodolfo Borga, che entra di nuovo in consiglio provinciale insieme all'aspirante governatore Diego Mosna, patron del gruppo Diatec e della Trentino Volley. Tra i banchi dell'opposizione siede per la quinta volta in consiglio provinciale l'intramontabile Nerio Giovanazzi, la cui lista a amministrare il Trentino supera le 5.000 preferenze. Sconfitta nel centrodestra per Forza Trentino, la creatura di Michela Biancofiore che supera di poco la soglia minima del 4%, guadagnando un solo seggio per il candidato presidente, Giacomo Bezzi, eletto con il sostegno dei consiglieri provinciali uscenti Penasa, Leonardi e Decker, tutti esclusi dalla nuova assemblea legislativa. Infine vengono conteggiati tra le file della minoranza, anche se loro stessi precisano che saranno aperti al dialogo e al confronto, valutando di volta in volta le singole proposte, i 2 esponenti del Movimento 5 Stelle, la formazione di Beppe Grillo rappresentata per la prima volta in Consiglio Provinciale. Sono Filippo De Gasperi e Manuela Bottamedi, entrambi provenienti dal mondo della scuola. Questa è la composizione del Consiglio Provinciale, ma non può essere trascurato un dato allarmante di queste elezioni. Hanno votato il 62,82% degli aventi diritto, ovvero il 10,31% in meno delle elezioni del 2008.
Se fosse rappresentato in consiglio, il partito di chi ha scelto il non voto avrebbe certamente un peso non trascurabile e di questo gli eletti hanno già detto di voler tenere conto. Le donne passano da 4 a 6 componenti su un totale di 35 eletti. Il partito più rosa è il PD, con 4 donne su 9 consiglieri. Non si tratta certo di un'assemblea esemplare in tal senso, ma il presidente Rossi e la neo-assessore Ferrari hanno già fatto sapere che quella sulla parità di genere sarà una delle prime riforme affrontate dall'Aula. Bruno Dorigatti, già presidente nella seconda parte della scorsa legislatura, guiderà il Consiglio provinciale per i prossimi 5 anni. Prima di lui, riconfermati per 2 volte nello stesso ruolo, solo Celestino Margonari negli anni 60 e 70 e Marco Giordani negli anni 90. La vicepresidenza è andata a Diego Mosna, leader della coalizione più competitiva delle scorse elezioni, tra quelle alternative al centro-sinistra. Prossima tappa del Consiglio provinciale il 10 e 11 dicembre prossimi, per la discussione in ordine alle nuove competenze per il Trentino su tributi e finanza locale e per la nomina delle commissioni permanenti. I capigruppo hanno già deciso che saranno 5 gli organismi con il compito di esaminare, limare e preparare i disegni di legge che saranno poi discussi dal Consiglio provinciale. Bilancio, lavoro, ambiente, welfare e sanità, conoscenza ed Europa, queste le competenze delle commissioni. Da quel momento il Consiglio provinciale avrà tutti gli strumenti per mettersi al lavoro ed avviare, in questo momento particolarmente delicato e difficile, la 15ª legislatura nella storia di questa autonomia.